È uguale. Buongiorno, sono Graziano Terreni, presidente della Proloco di Montopoli e sono in questa veste perché rappresento la rievocazione storica di Sfida con l'Arco che quest'anno è giunta alla 37esima edizione. A Montopoli quindi sono 37 anni che cerchiamo di ripercorrere gli antichi fasti del Medioevo. Infatti le prime nozioni del castello di Montopoli risalgono intorno all'anno 1000. Questo perché ritroviamo nei libri di storia che il castello di Montopoli era sotto il Vescovato di Lucca. Poi negli anni ci sono state varie contese tra Firenze e Pisa. Montopoli comunque è sempre stato soggetto sotto il castello di Firenze. La divisione del castello di Montopoli risale praticamente al 1412 e fu fatta dall'allora podestà Jacopo degli Albizzi e divise le due fazioni in per in su e per in giù, ovvero Santo Stefano e popolo di San Giovanni. Si può lasciare che secchi, certo, e poi dopo quando si bucia si riapre. Ma generalmente si fa altri cenni storici sul castello risalgono anche addirittura al Boccaccio, che in un trafiletto suo lo definisce castello insigne addirittura. Guarda che altri cenni storici su Montopoli si rifanno anche agli arcieri, naturalmente, in cui in questo punto noi rievochiamo la rievocazione storica della sfida con l'arco, quindi gli arcieri fanno parte integrante di questa festa nostra paesana. Le prime nozioni degli arcieri di Montopoli le abbiamo sempre nel Medioevo, quando durante il combattimento fra i Lucchesi e i Fiorentini a Montopoli fu ferito il valoroso guerriero Castruccio Castracani, di cui oggi ne rimane ancora memoria nel famoso arco di Castruccio, che era la porta principale del paese di Montopoli. Thank you.
Adesso tocca a voi 50 elementi che portano le proprie gesta e il nome di Montopoli non solo in Toscana ma in tutta Italia. Montopoli fanno parte della Lega Arcieri Medievali, la LAM, e le due fazioni praticamente si contendono il palio che è svolto durante l'intero arco della giornata, sia alla sera, e il tiro che viene fatto dagli arcieri di Montopoli è fatto con archi cassino, lombò naturalmente. I tiri che vengono effettuati dagli arcieri di Montopoli durante la disfida risalgono addirittura al Medioevo, infatti il tiro è fatto in maniera istintiva, sull'arco non c'è nessun appoggio e praticamente è molto diverso rispetto agli archi che siamo abituati a vedere oggi, quelli moderni, dove naturalmente il tiro è molto più facile. Vi ricordo che Montopoli Valdarno è situato in provincia di Pisa, vicino alle città di Vinci, Empoli, Pontedera e Samignato. La rievocazione storica di sfida con l'arco di Montopoli vi aspetta quindi la seconda domenica di settembre. Per qualsiasi ulteriore informazione vi potete collegare al sito internet www.montopoli.net. Volo. Ovvero quando nasce 5.000 anni fa, come dicevo.
dicevo, l'arte della falconeria, purtroppo aveva visto che questi animali erano benissimi mangiatori, aveva visto che quando si avvicinava a una pace che aveva appena preso la preda, la pace tendeva